Inopinata sconfitta del Conflenti contro una squadra che poco aveva da chiedere alla classifica, il Longobardi Calcio, 2-0 il risultato finale per la squadra di casa, e il Conflenti viene raggiunto in testa alla classifica dal Marca, che nell'anticipo di sabato ha ragione su un coriaceo Girifalco per 3-2, un Girifalco che perdeva 3-0 e poi nel secondo tempo era riuscito a portarsi sul 3-2, però non ottenendo più di questo e non ottenendo il pareggio sul finale di partita. Ma dicevamo anche del Belvedere che va a vincere contro l'Atletico Feroleto in trasferta per 3-1 e si resta in terza posizione a 30 punti, quindi a 3 punti di distacco dalla coppia al vertice. E per quanto riguarda il quarto posto è il Macca 3 che vince 3-0 a Cortale, e il quinto posto è segnato dall'Excalibur Comprensorio Fronte a 27 punti che va a vincere a Coringa, anche in questo caso per 3-1. Quindi la sconfitta del Girifalco non consente alla squadra girifalcese di potersi inserire nella zona playoff, rimanendo adesso distaccato di 5 punti dal quinto posto e crediamo a poche giornate dalla fine dovendo dire addio a queste speranze. La lotta invece sarà tra Conflenti e Marca, al momento prima in classifica per la vittoria finale.